Bartus desidera continuare il colpo alla gamba fuori sicuramente la fama della rete di chi saranno veramente pugnati con le orme. Il muro l'ha messo a nudo, tolto la rimane lì tutto il muro. Siamo fluente di Bartus, mi ha occupato chiuso la vista. Bartus nasconde l'arma, non vuol far capire il suo rivale dove andrà a colpire. Lo scudo protese in avanti, proprio per dar distanza. E l'arbitro, mentre parla, non si accorge di quello che succede. Piccolo aneddoto. Bella Torres, farà. Pugliate! Come vedete, anche il millone non vuol far capire da dove partirà la lama, se dall'alto o dal basso o dal medio. Eccolo il colpo! Ma il nostro muro vivamente accusa il colpo. E prosegue. L'avanzata di questo muro che frappone. Il segno della ragione, il nostro Bartus comincia a vedere doppio, ma vuol proseguire. Vedete, i colpi sono talmente tanto forti che addirittura scardinano gli eni e li fanno aprire. Questo per farvi capire il combattimento a contatto pieno. Naturalmente, ripeto, lo facciamo come sport, siamo addestrati, tolleriamo la sofferenza, quindi siamo abituati a soffrire. Da qualche magista ho scritto e successivamente diventerete dei veri gladiatori. Ok? Promesso? Non fate? E l'altro? Bartus! Pugnate! Il colpo non arriva. Il colpo non arriva. Neanche questo. I colpi sono sempre più vicini alle parti vitali. Oramai siamo agli sgoccioli. Forza Cassius, forza Bartus, il salto imperioso! La botta in apertura, addirittura l'apertura della grata! Incredibile, rimango superfatto! Bartus è rosso oramai, paonazzo, non ne vuole più, supplica la sua morte quasi, vedremo se riuscirà a morire. Bella Torres, parati di pugnate. Il prossimo lo farà lui.
che è riuscito a resistere a questi colpi. E il suo rivale, Berg, il Trace. La platea incomincia a avere freddo e fame. Scelte dell'arbiter per quanto riguarda il gioco corretto e il proseguo del combattimento seguendo le regole. Bella Torres, parati, pugnate! Come vedete, anche il Trace, essendo meglio sputato, gira intorno all'avversario per trovare un'apertura. Non può avvicinarsi più di tanto, poiché il nostro birbillone letteralmente al posto del braccio ha un opice, colpisce e uccide. Chi è il più forte? Col cavallo? Un doppio colpo, che però... Bella Torres, parati, pugnate!